Viviamo in un tempo in cui va come tendenza quella che gli americani chiamano, eh, almeno quella che in America è partita, con una parola che ha citato anche recentemente il Papa, ossia cancel culture, una parola inglese che vuol dire cancellazione della cultura, della storia. E, eh, Vorrei rendervi l'idea di quello eh, che intende questa, questa espressione partendo da un'esperienza che ho visto spesso fare ai miei nipotini, ai miei pronipoti quando, er ai miei nipoti quando erano piccoli e adesso ai miei pronipotini. Quando si dà loro un album da disegnare, fanno quattro scarabocchi e poi appena finiti gli scarabocchi tolgono la pagina per avere una pagina bianca. Ecco, la cancel culture, la cancellazione della cultura, in qualche maniera è, eh, potremmo dire, il gioco stupido e infantile, perché sapete che gli stupidi e gli ignoranti sono la maggioranza, diventano pericolosi poi quando prendono il potere, ma dicevo che questa cultura ha in fondo l'idea che la storia sia inutile. Che quindi tutto quello che è stato nella storia sia come il foglio scarabocchiato di ieri che va tolto perché oggi cominciamo con una pagina bianca. Questo fenomeno della cancel culture, della cancellazione della cultura, è un fenomeno che abbiamo visto sotto molti aspetti, per esempio a livello del fanatismo ideologico, religioso. Pensate a quello che sta succedendo in Afghanistan con i talebani, dove vent'anni di presenza delle, eh, de, degli eserciti occidentali avevano consentito di rilanciare un po' la società attraverso l'istruzione alle donne, una maggiore libertà, insomma attraverso quei principi democratici che avevano portato il paese a un maggior sviluppo. Sono tornati i talebani con questa vigliaccata che non sto qui a commentare perché lo, lo, gli americani se ne sono andati dalla sera alla mattina. I responsabili che c'erano presenti in Afghanistan hanno preso un po' di soldi dai vari imperi arabi e di qua e di là e se ne sono scappati all'estero lasciando eh, spazio libero per i nuovi barbari e i talebani sono arrivati e hanno detto cancelliamo tutto quello che c'era prima e riscriviamo una pagina nuova di storia del nostro paese. Sto pensando per esempio a quello che ha fatto l'Isis poco tempo fa. Eh, distruggendo i Buddha di Bamamian, distruggendo Palmira, distruggendo tanti siti storico-archeologici, per dire la storia del passato non conta più perché oggi noi dobbiamo tornare a scrivere una pagina bianca. Sto pensando che la cancel culture sia verificata a livello ideologico politico, pensate a quello che ha fatto Mao Tse Tung, pensate a quello che ha fatto Pol Pot in Cambogia negli anni 90, massacrando più di due milioni di suoi concittadini. Bastava avere gli occhiali, vedete io sarei stato uno dei primi ad essere fatto fuori, perché chi sapeva leggere voleva dire che era in grado di leggere, di conoscere la storia e quindi quello andava soppresso, perché doveva venire avanti chi eh, in qualche maniera eh, non sapeva leggere, che era ignorante e quindi si faceva tabula rasa perché la storia cominciasse da nuovo come il foglio bianco dei miei nipotini. Noi oggi stiamo assistendo, eh, anche qui da noi in Italia, ma in Occidente in generale, a questa cancel culture attraverso tanti fenomeni. Abbiamo visto anche qualche fenomeno stupido, adesso ci chiedono di distruggere i monumenti a Cristoforo Colombo, a Milano hanno imbrattato, hanno detto di voler distruggere la statua di Intolo Montanelli. Eh, se volessimo andare anche proprio per, le, per, le, 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 per il sottile, dovremmo allora distruggere le statue di Vittorio Emanuele II, che era un po' sessista, un po' razzista, ma anche Garibaldi, ma anche Cavour, perché erano. Figli del loro tempo, insomma, c'è questa cultura, ma non è su questo che mi voglio fermare. Quello che mi sembra più pericoloso e più drammatico è il fatto che la cancellazione della cultura oggi sta entrando. Ed ecco quando prima dicevo che gli ignoranti sono la maggioranza, gli stupidi sono la maggioranza, e diventano pericolosi quando alcuni prendono in mano le leve del potere, non sto pensando solo alla politica, sto pensando al mondo dell'informazione, sto pensando alle scuole, alle università dove ci sono insegnanti, professori che sono i cultori di questa cultura della cancellazione. E dicevo. Ecco che allora anche nel nostro Occidente, nel nostro Occidente e anche nella nostra Italia, assistiamo a un fenomeno che lo sapete bene, lo chiamiamo quello del politicamente corretto. Cioè quello che abbiamo pensato fino adesso non lo dobbiamo pensare più. Non lo dobbiamo pensare più perché oggi si inizia una pagina bianca. Allora. Proibito dire che la famiglia nasce da un uomo e una donna. Proibito dire che c'è il maschile e il femminile. Proibito dire che i bambini nascono dall'incontro del maschile e del femminile. Proibito dire che l'aborto è comunque una sofferenza e una piaga che dovrebbe essere aiutata ad essere cancellata. E potrei andare avanti sull'ecologismo, su, su tutto quello che volete. Insomma, oggi ci sono ambienti, ci sono situazioni dove tu non puoi dire queste cose perché vieni tacciato di essere oscurantista, perché vieni tacciato di essere retrogrado, perché vieni addirittura eh, tacciato di, eh, eh, di commettere dei reati. Di commettere dei reati. Provate a immaginare se per caso io oggi scendessi in strada a dire che ho incontrato una persona di colore e lo chiamassi per sbaglio negro, sarebbe davvero considerato un reato e nessun tribunale mi difenderebbe. Vedete, tutto questo, e ho fatto soltanto alcuni esempi, ci dice che noi stiamo assistendo a una. Cancel culture ha una cancellazione della nostra cultura, che è una cultura, quella del diritto naturale, che è la, quella della morale naturale, perché c'è un diritto naturale, perché c'è una morale naturale. È inutile che oggi diciamo che la morale fiorisce dalla cultura e questo lo dice anche qualche teologo, c'è un diritto e una morale naturale. Quindi oggi noi dobbiamo renderci conto che c'è un tentativo di cancellazione di una cultura. A fronte di questo la gente reagisce, reagisce. E quali sono poi i fenomeni? È che la gente qualche volta, i cristiani nostri che vengono in chiesa, vengono a dirci ringraziamo che c'è stato un generale che ci ha regalato un libro che finalmente parla chiaro. Io mi sono preso qualche insulto per aver fatto qualche piccolo distinguo e ripeto che questo generale che ha scritto il mondo al contrario, eh, portandosi quasi a casa ormai quasi un milione di euro di guadagni, e questo la dice lunga perché vuol dire che la gente va, compra, vuole sapere, vuole vuol conoscere. E dicevo che noi, o cattolici compresi, ci siamo buttati a sostituire il nostro Vangelo con un Vangelo minuscolo che dice tante verità, ma dice anche tante imprecisioni, ne ho già parlato, se è il caso magari ci torneremo sopra, dice delle cose che non sono identificabili con la nostra dottrina cristiana. Allora la domanda mia subito dopo, incalzante, è quella di dire, ma allora che cosa dobbiamo fare? Io credo che noi dobbiamo come cristiani, primo, cominciare a istruirci che cosa ci dice il Vangelo. Che tipo di proposta ci fa il Vangelo? Che cosa dice il Vangelo quando parla di uomo, di donna, di famiglia, di nascita, di morire, di tutte queste cose? Che cosa ci racconta perché dobbiamo tornare a renderci conto che il Vangelo è l'ispirazione della nostra vita? E seconda cosa vorrei dire: ma perché non abbiamo più il coraggio come cristiani di dire, a costo che ci dicano che siamo retrogradi, che siamo fuori della storia? Perché non abbiamo più il coraggio di dire il nostro punto di vista, l'orizzonte all'interno del quale noi ci muoviamo? Perché oggi, anche nella politica, i cristiani partono sempre psicologicamente rinunciatari, quasi che il messaggio del Vangelo non abbia la forza di camminare con le proprie gambe. Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. E la risposta, cari amici che siete in ascolto, è che dobbiamo avere il coraggio di metterci la faccia. Ci contesteranno, diranno che non siamo al passo quei tempi. Benissimo, noi siamo nella storia, viviamo nella storia, ma le nostre radici vengono prima di noi e questo a tutti i livelli, storico, culturale, letterario, politico, eccetera. E le nostre radici sono là nel passato e se vogliamo costruire un futuro dobbiamo avere le radici, perché camminare nella cultura della cancellazione, che poi è la cultura del relativismo, dove non c'è più nessuna verità, paradossalmente l'unica verità dogmatica è quella di dirci dove pensare, parlare e credere in questo, ma per il resto non c'è nel contenuto nessuna verità.